Ciao a tutti amici di extremehardware.com per i prato di nuovi di unboxing. Quest'oggi andremo ad effettuare un altro veloce unboxing di un ulteriore mouse da gaming dotato di sensori PixArt 3360, uno dei migliori sensori ottici attualmente sul mercato, e lo facciamo con il Ninox Venator. Ninox è un brand relativamente molto giovane nel mondo delle periferiche da gaming, però il proprietario, fondatore stesso di questa azienda è un giocatore di vecchia data che ha deciso di offrire appunto ai propri colleghi, passateci il termine, le migliori prestazioni possibili, sia per quanto riguarda il sensore, quindi adottare un sensore top gamma, sia per quanto riguarda il design, la qualità costruttiva e tutto quello che ne consegue con un mouse da gaming per un vero videogiocatore. Partendo dalla confezione, una classica confezione di cartone, noi abbiamo già estratto il mouse all'interno, classica confezione di cartone, nella parte frontale una apertura in plastica trasparente e nel retro troviamo le maggiori specifiche e caratteristiche relative a questo mouse da gaming. All'interno della confezione troveremo semplicemente un manuale di istruzioni che riporteremo sulla recensione scritta sul nostro sito, visto che riporta molti dettagli anche per una più approfondita personalizzazione sia dei colori sia dei vari DPI impostabili, più ulteriori funzioni come il LOD. Troviamo anche un set di mousefit di ricambio, sempre in PTFE, ed infine troviamo il mouse stesso, il Ninox Venator. Come possiamo osservare, il design è davvero classico ed elegante, grazie sempre a una colorazione di colore nero, la quale è stata, diciamo, migliorata con in retroilluminazione di tipo RGB che darà quel tocco in più alla colorazione stessa. Dando uno sguardo più da vicino, possiamo innanzitutto dire che è un mouse di dimensioni abbastanza compatte, sicuramente ideale per i videogiocatori con una presa di tipo Claw Grip, quindi come la mia. Eventualmente è possibile utilizzarlo anche con una fingertip, ovviamente dipende sempre dalla dimensione della mano, come ovviamente diciamo in ogni video unboxing, in ogni recensione scritta. La scocca, l'ascella del Ninox Venator è di derivazione dal MotoSpeed V30. È una scocca abbastanza ergonomica, possiamo vedere una gobba nella parte posteriore per migliorare sicuramente il grip. Possiamo osservare nella parte posteriore, nel dorso, questa sorta di gobba, però con una sorta di fenditura che diciamo separa le due parti posteriori del mouse stesso. Nella parte avanzata troviamo un tasto per il cambio dei profili DPI che potremo impostare da un minimo di 400 ad un massimo di 12.000. Troviamo una classica rotellina di tipo cliccabile con un buon feedback per scrollare le pagine, eventualmente le armi o comunque le opzioni in gioco, con una rotellina encoder interno della TTC, classico nei mouse da gaming, due classici tasti principali, la superficie superiore è in plastica ovviamente con una finitura leggermente rugosa ma davvero quasi impercettibile. Questo offrirà sicuramente una maggiore durata e una riduzione maggiore dalle impronte derivate da lunghi periodi di utilizzo. Ci spostiamo nel lato di sinistra dove possiamo osservare due classici tasti laterali con un buon feedback anche in questo caso. Troviamo anche questa sorta di inserto in plastica che garantirà sia nel lato sinistro, passando per il retro per arrivare al lato di destra, la retroilluminazione RGB, ovviamente singolo colore, non effetti onda e quant'altro come in altri mouse. Troviamo una scanalatura, un incavo dove potremo appoggiare saldamente il pollice per afferrare meglio, impugnare meglio il mouse e troviamo una superficie quasi gommata che però sicuramente
su base plastica, con una texture che ci permetterà appunto di avere un maggiore grip e di ridurre al minimo anche in questo caso la sudorazione. Nel lato di destra troviamo semplicemente la stessa superficie, non ulteriori tasti, in quanto è un mouse per destrorsi. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare meglio il design, mentre nel lato inferiore troviamo due mousefit dotati di una pellicola che dovremo rimuovere prima di utilizzare il mouse, e nella parte abbastanza centrale il sensore che, come abbiamo già detto, è un PixArt PMW3360. Troviamo un ulteriore adesivo, un'ulteriore informazioni e nient'altro. Il cavo, a differenza dei classici mouse da gaming, non è in treccia di tessuto, ma è in classica gomma, ha una buona flessibilità, è anche molto leggero, quindi non darà sicuramente problemi nei movimenti rapidi. Scusate, troviamo un cappuccio a proteggere il connettore USB placcato oro e nient'altro. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto allo staff.